Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Alba Antonella Parietti è figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia di Pietro Maria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l'ingresso nel mondo delle radio locali. L'esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde, in cui interpretava il ruolo di Cecily Cardew. Nel 1978 partecipò a Miss Italia, non arrivando però alle finali. Mentre nel 1979 fu eletta per rappresentare l'Italia alla finale di Miss Universo, ma fu costretta a rinunciare alla partecipazione per i troppi impegni. Sembra sia arrivato il momento per Alba Parietti di godersi un rilassante e divertente soggiorno sulla neve, ritornando nella sua casa di Courmayeur. Tramite una foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, la conduttrice ha inquadrato parte del suo elegante salotto nell'abitazione di montagna, aggiornando i fan sulle sue attività. Ma anche oggi si riparte, Meta et Courmayeur Mont Blanc, scrive la Parietti nella didascalia che aggiunge alla foto, inquadrando appunto parte della sua meravigliosa dimora. Come si vede, nella foto spiccano diverse fotografie della Parietti, molte delle quali in compagnia delle persone a lei più care. Sul mobile di legno anche diversi suppellettili, tra portacandele, un piccolo candeliere di cristallo e lampade.